È il momento di collegarci con l'ottimo Carlo Vanzini. Carlo, ciao. Ci sei? Eccolo qua. Buongiorno. Beh, allora, complimenti per l'entusiasmo nonostante la delusione cocente di ieri, cocente sì. In tutti i sensi. Che cosa è successo? Riassunto, diciamo, per chi non avesse visto il Gran Premio di Barcellona, Ferrari motore rivedibile, diciamo così, e Red Bull che hanno messo le ali. Assolutamente, cocente sotto tutti i punti di vista, perché ieri c'erano 36 gradi durante il Gran Premio, era il circuito di Montmeló, era veramente un forno, e probabilmente anche questo ha contribuito a mettere a rischio l'affidabilità della Ferrari o di altri, e ieri è stata una botta pesante, perché Leclerc quella gara la stava dominando, una qualifica mostruosa, una partenza cattivissima a chiudere la porta in faccia a Verstappen, poi Verstappen ha iniziato ad avere problemi di DRS, è finito nella ghiaia, hanno dovuto chiedere al compagno di squadra di cedergli la posizione due volte, mille problemi e ha vinto. Un problema Ferrari è costato il ritiro, no, e questo sarà un po' l'altalena di questo mondiale, però bisogna anche dare atto a Verstappen di aver guidato sopra i problemi, e ieri ha raggiunto un numero di vittorie che lo porta a eguagliare una leggenda di questo sport che è Fangio. Quindi l'avversario della Ferrari è fortissimo, la Ferrari non può permettersi battute d'arresto così, deve anche recuperare Carlos Sainz che è andato un po' in difficoltà, un po' sbattimento nel Gran Premio di casa, però dai, Monaco subito arriva, dai, subito Monaco, tu ti divertirai come un matto, come al solito. Io volevo parlare proprio un secondino di Sainz, perché abbiamo visto ha avuto problemi con il vento. Allora possiamo rassicurare Sainz che non faremo il Gran Premio a Trieste, cioè lo togliamo, c'era l'idea di fare il Gran Premio di Formula 1 a Trieste. Ma dovrebbero essere aerodinamiche queste macchine, Carlo. Col vento? Deve girare il vento per la Ferrari, ma che gira con un furgonato? Perdonami, ma il vento è il telone, dietro è lo spinnaker. Carlo, è andata in qualche modo, diciamo tra virgolette, bene a Sainz, che lì è successa la stessa cosa a Verstappen. La differenza è che Sainz ha fatto anche un testa coda, mentre Verstappen è uscito dritto sulla ghiaia, poi è rientrato in pista, è riuscito a tenerlo. Ma un altro paio di volte Verstappen ha fatto delle manovre di recupero della macchina che probabilmente solo lui sa fare, perché ha fatto tra la curva 7-8 una manovra incredibile, e bisogna veramente dare valore a questo pilota, come ieri abbiamo visto anche il valore di Hamilton che si è trovato ultimo, e poi da quando è ripartito da ultimo è stato il più veloce da lì in poi di tutta la gara, quindi è un peccato non averlo visto davanti a lottare. Tornano anche le Mercedes, quindi Monaco forse no, però su altre piste sì. Però siamo, insomma, è una Formula 1 di una nuova era. Questi problemi ci sono di affidabilità, e sarà così per tutti andando avanti, e la stagione è estremamente lunga. Chiaramente bisogna, per la Ferrari deve trovare il modo di avere un weekend pulito, senza problemi e senza errori, e soprattutto anche iniziare a valutare di essere cinica, come ha fatto ieri la Red Bull, nell'impedire a Perez di solo pensare alla possibilità di vincere il Gran Premio. Carlo, pronti via, quindi dicevamo già da quando? Questa settimana, quindi no, la prossima. Da giovedì, giusto, 23 domani, maggio. Sì. Domani già ci siamo, perché c'è la partita alle 19, la trasmettiamo, dei piloti torna dopo l'assenza per il periodo Covid, piloti contro gli amici del Principe, quindi ieri ho visto anche che vi siete allenati a correre. Siamo pronti. Non so come voi possiate mancare tra gli amici del Principe. Ma guarda, deve aver trovato occupato, però ha chiamato. Aspettiamo il bacio per diventare Principe, siamo ancora rospi, diciamo così. E poi c'è una novità, cambia abito Monaco, perché in genere si girava il giovedì per poi dare spazio alla mondanità il venerdì, una giornata di pseudo riposo, invece anche Monaco si adatta a quello che sono le esigenze di un calendario molto serrato, e quindi le prove saranno dalle 14 di venerdì per arrivare al Gran Premio dalle 15 domenica. Sarà peraltro un weekend fantastico col Mugello, la 5
500 miglia di Indianapolis. Per voi che raccontate i motori, per voi di Sky è proprio una gioia. Ho tempo con voi. Esatto. Questo fine settimana è Natale. Allora ringraziamo Carlo Manzini. Carlo, solo un suggerimento: a Monaco, sì, se ti siedi in un ristorante che non hai i prezzi sul menù, scappa. Oggi. Esperienza personale. Bravo, bravo lo zaino. Grazie, buon lavoro a Carlo Manzini, a tutto lo staff, ciao, degli amici di Sky. Grazie. Ciao.